collegato con la politica generale abbiamo l'idea di etica politica. Purtroppo sappiamo che in Italia, e questo è certificato anche dalla Corte dei Conti, ci sono poderie, familismo, corruzione che allontanano anche gli investimenti internazionali. Allora, volevo sapere, senz'altro la trasparenza è un obiettivo da perseguire, e lei come intende, con quali scelte, mezzi, tecnici pensa di garantire questa trasparenza e quali iniziative intende porre in atto per premiare il merito, le competenze, le professionalità, andando, speriamo, contro ogni logica spartitoria, clientelare o familistica? Noi in questa città come Rifondazione Verdi abbiamo fatto sin da subito una campagna per le liste pulite, abbiamo messo al centro la questione morale, perché non solo la pensiamo come la pensava Enrico Berlinguer, che la prima questione nel nostro paese è la questione morale, ma noi siamo convinti, con le parole di Sandro Bertini, che in questa città, in questo paese ci vuole coraggio, ma ci vuole anche onestà, 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 e che laddove ci sono comportamenti che vanno contro la pubblica amministrazione, azioni di corruttela, questi vanno denunciati, della responsabilità di ciascun cittadino. Noi non abbiamo partecipato alle primarie del centro-sinistra, che hanno visto la vittoria di Attilio Di Mattia, perché il centro-sinistra e Attilio Di Mattia non hanno voluto prendere, dal punto di vista della pulizia delle liste, nessun impegno scritto nero su bianco, salvo poi, per troppa vergogna, togliere il giorno prima delle elezioni, a 2 ore della presentazione della lista, e rinviati a giudizio. Ebbene, noi per questo abbiamo fatto di questa una battaglia, la battaglia principe, perché noi senza coerenza per noi non ci può essere cambiamento. Noi perché le liste che oggi popolano insomma il candidato sindaco Di Mattia presentano un variegato, presentano intanto due assessori dell'ex giunta di Cordoma, passati così da un giorno all'altro nelle liste, diciamo, di centrosinistra attraverso l'UDC, presentano un condannato dalla Corte dei Conti, Emilio Di Cenzo, proprio per l'assunzione dei figli dentro questa struttura comunale, presentano un indagato dell'inchiesta Partito dell'Acqua, proprio per quell'inchiesta che prende nome Partito dell'Acqua, che indaga sulle assunzioni clientelari, sugli sperperi del denaro pubblico all'interno dell'azienda acquedottistica. E questo, diciamo, se può bastare, più una serie di personaggi che, come dire, hanno occupato 25ennalmente questo comune. Quindi questo è l'arzigogolo che sostiene Attilio Di Mattia, il cosiddetto centro-sinistro. Mentre risponde Manuela Musa, come dire, che candida ben 5 rinviati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, con candidati come Luigi Marcheggiani, che è riuscito a finire sotto inchiesta sia nella giunta Cantagallo che con quella Cordoma. Noi più presenta 4 ex assessori della giunta Cantagallo, che è finita sotto arresto. Quindi, come vedete, per noi questo comune, che è stato alla ribalta per le inchieste, continua purtroppo a riciclare personaggi che del malaffare hanno fatto la loro stella polare, e oggi, tramite operazioni di marketing elettorale come quella di Mattia, cercano di riprendere dentro il comune. Bene, noi con la mia candidatura a sindaco la pensiamo in tutt'altra maniera, perché siamo conseguenti alle cose che diciamo. Quando diciamo trasparenza, siamo trasparenti, tant'è che noi abbiamo pubblicato le nostre spese elettorali, abbiamo sfidato gli altri candidati a fare lo stesso, perché un principio del malaffare che molto spesso durante le campagne elettorali gli sponsor, gli imprenditori mettono i soldi e quei soldi poi ricadono sulla collettività durante l'amministrazione. Bene, noi abbiamo sfidato gli altri candidati a fare lo stesso, ma purtroppo, diciamo, i grandi candidati come Musa e Maragno, come Musa, Attilio Di Mattia e Maragno non l'hanno fatto. Quindi per noi è chiara la questione, è un nostro punto, è il primo punto, è la questione morale. Parlato di politica generale, etica politica, adesso scendiamo alla qualità dell'amministrato. Posto che appunto le amministrazioni comunali sono andate sotto l'attenzione della magistratura. Uno dei nostri slogan è ladri niente, facciamo di Montesilvano un bell'ambiente, perché è l'unico modo per riportare in questa città lavoro e sviluppo.
Noi pensiamo che ci serva una immediata variante al piano regolatore per tutelare quelle poche aree verdi, ma questo lo può fare solamente chi è capace di dire no ai costruttori, perché tutti oggi si riempiono la bocca di stop al consumo del territorio, ma poi nelle loro file candidano i protagonisti della distruzione urbanistica e territoriale di Montesilvano. Quindi, come dire, ancora una volta l'incoerenza al potere. E poi noi pensiamo che in questa città esiste una sola centralina dell'area. Abbiamo la metà della popolazione di Pescara, Pescara ne ha ben 6, quindi sicuramente aumentare la rete delle centraline per l'area. Un piano traffico, questa amministrazione di Cordoma, uscente centrodestra, il cui assessore era Manuela Musa, tra l'altro assessore alle manutenzioni e alle strade, non è stata in grado di approvare un piano traffico. E quindi noi pensiamo che quella sia una delle priorità. Pensiamo, e ci sembra un assurdo incredibile in questa città, ma noi in una città che non ha marciapiedi, perché questa città non ha marciapiedi, noi pensiamo che occorra una rete di piste ciclabili. Ecco, noi molte cose non le dobbiamo scoprire adesso in una macchina comunale, perché molte cose sono state frutto della nostra attività quotidiana negli anni passati. Noi siamo stati una di quelle forze che ha raccolto le firme per l'acqua bene comune in questo territorio. Il sottoscritto è stato il coordinatore regionale della campagna referendaria. Noi siamo venuti qui in questo comune con il nostro consigliere Cristiano Doardi, con i comitati, affinché il comune recepisse la modifica dello statuto comunale. Noi e il sottoscritto hanno fatto le battaglie per la bonifica del fiume Saline a partire dalla seconda metà degli anni 2000, da quando avevo 12 anni. E nel 2008 abbiamo fatto una denuncia, un horror tour su quel fiume, denunciando la totale inerzia delle giunte gallerati, Cantagallo e Cordoma, tant'è che la giunta Cordoma di centrodestra, che lo ripetava con assessore Emanuela Musa, oggi è stata commissariata dalla regione Abruzzo per la mancata messa in sicurezza e discarica di Villa Carmine. Ecco, noi vogliamo portare queste battaglie, che sono state fatte battaglie di banchetti, volantinaggi, megafono, dentro il Consiglio Comunale, perché la pensiamo un po' come dei magisti, spesso bisogna scassare la macchina comunale. Bene, noi ci possiamo dire il Movimento per i Beni Comuni, perché le ripetevo, come da Genova, dal G8, il Movimento, i Beni Comuni sono il nostro patrimonio genetico. Ci fa specie e sta al cuore che attiva tutti quanti oggi sempre la bocca di bene comune. Ci fa piacere, perché vuol dire che noi abbiamo vinto una battaglia culturale, e questo la dice lunga sul fatto, sulla politica attiva, quella vera, non quella delle canarille dei politicanti, che i risultati riesce a ottenere perché è stato vinto un referendum, ma ci fa specie che Di Mattia abbia una sua lista che si chiama Montesilvano Bene Comune, dove mette dentro riciclati, politicanti, insomma, il vecchio che avanza. E questo, come dire, ancora una volta l'incoerenza la da padroni in questa città. Noi siamo per tutta un'altra storia, e pensiamo che questa è una città dei cittadini, cioè l'informazione, la trasparenza, e siamo pronti a candidarci per questo cambiamento. Allora, lei sa senz'altro che il cambiano le vede nella sua giunta? Bene, noi, a differenza del candidato del centrodestra Manuela Musa e del candidato del centrosinistra Attilio Di Mattia, non dobbiamo, come dire, garantire l'assessorato a nessun portatore di voti, a nessun grande azionista della coalizione, indagato che sia, politicante o non politicante. Noi quindi pensiamo che la nostra squadra avrà il numero minimo di assessori consentito per legge, perché in un momento di crisi, di tagli, non possiamo permetterci di sperperare il denaro pubblico. C'è una squadra coesa che comincia a lavorare sin da subito, anzi pensiamo che ci debba essere anche un taglio rispetto agli emolumenti che percepiscono sia il sindaco che gli assessori, quindi anche i consiglieri, quindi al minimo garantito per legge. E poi pensiamo una cosa che è semplice: parità di genere vuol dire parità, quindi vuol dire 50% e 50%. E per noi non dobbiamo stare a spiegare nulla, per noi vuol dire parità, quindi avremo metà donne e metà uomini. Ed è una cosa che ho fatto anche alle nostre liste: noi su 24 candidati, 9 sono donne, quindi abbiamo cercato di raggiungere appunto il 50%, e siamo nelle liste con il più alto numero di donne, perché pensiamo che tutti devono portare il loro impegno nella cosa pubblica, tutti devono poter partecipare, e bisogna sforzarsi di fare in modo che tutti i cittadini possano partecipare, indipendentemente dal loro censo, religione, razza, un po' come dice la nostra Costituzione. Per uno. Visto che siamo più liberi.
Istituta Libertà e Giustizia la ringrazia. Ringrazio a voi. E poi altra cosa, se le vorrà implementare queste sue risposte passare... L'importante è mettere, insomma, se prima lo mettete lo faccio girare sui nostri siti anche con gli altri candidati, questo è utile perché così i cittadini si possono rendere conto in maniera trasparente di quello che ogni candidato sindaco pensa. E poi pensavamo col coordinatore, se le cose vanno in un certo modo, di vederci quando ci sarà. Cominciare di Fondazione Comunista, voi parlate di fondare la politica, siamo su Parere Pensiero, poi io sono comunista, ma il tema della rifondazione...